Iniziatori di questo splendido premio. E, volevo però prima di proseguire passare la parola al nostro direttore artistico che illustrerà un po' per sommi capi la nostra associazione. Buonasera, allora come già anticipato Claudio, noi veniamo da Cellule. La nostra associazione si chiama Ariella di Cultura, Musica e Tradizione. Praticamente questa associazione è nata da una volontà comune di recuperare quella che è la tradizione cellulese in tutte le sue sfaccettature e ovviamente recuperarla, custodirla e tramandarla. E infatti la nostra associazione è formata da persone che partono da un'età di più o meno 5-6 anni. Si può dire che se non c'era il Covid stasera ora non suonavano, perché l'anno scorso questi bambini praticamente hanno preso la scena e non ha suonato nessuno, hanno solo cantato dall'inizio alla fine. Sono stati coinvolti. Mamma mia, un'energia, guardate, che è eccezionale. Infatti tra le diverse cose che facciamo, iniziative di vario tipo, collaboriamo con varie associazioni, ecco, con Claudio, ma anche con gli amici del comitato Luigi Giura, però c'è una parte dei nostri soci che fa parte appunto di questo gruppo, facciamo musica, canti e balli popolari, facciamo anche uno spettacolo itinerante che portiamo laddove veniamo invitati ad andare e facciamo dei laboratori sia per gli strumenti tipici di questa musica, come il tamburello, la tamburra, e sia dei balli, e ovviamente facciamo soltanto, almeno per adesso, musica campana. E niente, queste sono un po' le nostre attività principali ed è un piacere ritrovarci anche quest'anno, è il secondo anno, vero? Anno. Che praticamente abbiamo questa collaborazione. No, ma noi vi ringraziamo per questo premio. Perché poi spiegherete adesso. Sì, spiegherete lascio la parola al presidente che spiegherà anche il premio. Grazie. Grazie Elena, come sempre, sempre molto. Claudio, io ti volevo ringraziare naturalmente perché anche quest'anno ci ha dato la possibilità di conferire un riconoscimento a due eccellenze. Siamo noi che ringraziamo voi, guarda. Della nostra terra. Prima di, insomma, di premiare i vincitori volevo dire due parole su Roberto. Prima si è parlato di Roberto, giovane imprenditore locale, e si è parlato di coraggio. Io però penso, lasciatemelo dire, che il coraggio in queste circostanze non basta, ci vogliono sicuramente le competenze, la serietà e il duro lavoro. Per questo io dico due volte grazie a Roberto che è stato veramente bravo nel portare le sue idee avanti. Il premio è opera del maestro Armando ed è una scultura con base in ulivo e delle figure in rame picchiate a mano, giusto maestro? Capito. Adesso lui stesso consegna i premi. Prima al signor De Santis Walter, ma Roberto è sparito? Che si ama definire romanziere, giusto? Romanziere. Sì. Non scrittore. Romanziere. Perché i scrittori sono pure quelli che scrivono al giornale. Eccolo qui, il premio è questo. Questo è il premio. Tutto realizzato a mano. Questo è un lavoratore della terra, un vangatore. Quando vanga la terra, giustamente. Che cos'è anche... Armando, ripeti. Un vangatore, uno che vanga la terra. Un contadino che lavora la terra con la vanga. Che olivo. Questo è olivo. Veramente un pensiero eccezionale. Sindaco, venga. Giustamente, assessore. Quando si lavora, ci si porta anche da mangiare e da bere. Perché non si lavora senza il mangiare e senza il bere. Una foto?